Giulia Giugardone è la nostra candidata presidente. Forse vale la pena innanzitutto ricordare si va alle elezioni anticipate che normalmente erano attese per la primavera dell'anno prossimo, perché l'ex governatore Errani è stato condannato a un anno in appello per aver dato soldi alla cooperativa del fratello, a sua volta condannato per truffa ai danni della regione. Viene da dire ironicamente che già il fatto che Errani i soldi li ha dati al fratello, no? Di solito si parla di amici degli amici, adesso sì, potremmo cominciare a parlare di parenti di primo grado, non è detto neanche che gli amici degli amici riescono ancora ad avere, che c'è spazio anche per loro, quindi anche le loro cerchie ristrette si restringono sempre di più. Quindi io mi limito a grandi linee a dire quello che vale certamente per tutta la regione, il nostro terreno. La terra è un bene comune ed è un bene finito, il terreno agricolo viene cementificato ogni giorno, perdiamo ettari di terreno agricolo ogni giorno, nonostante le promesse siano state già all'epoca dell'inizio del mandato che, insomma, della giunta uscente adesso, che non si sarebbe più consumato un nuovo suolo. Di fatto si continua a dire anche adesso da parte del candidato PD, ma non si consuma nuovo suolo tranne, no? Loro dicono non consumiamo nuovo suolo tranne la Cispadana, niente nuovo suolo consumato tranne il passante nord, tranne il 55, tranne quello che diamo ai cavatori, perché comunque insomma si sa che c'è un rapporto, c'è una sintonia meravigliosa nata tra l'ex assessore alle attività produttive e i cavatori. Altri terreni sprecati per sempre, perduti per sempre, che non potranno essere più recuperati alle nostre coltivazioni agricole. Beni finiti, la qualità dell'aria. Viviamo in una regione in cui credo sia valga la pena chiedersi, chiunque poi faccia, cioè, a prescindere dalla scelta di voto che si fa, però dal punto di vista della consapevolezza individuale non siamo all'inizio di una storia che non ha niente, non ha nessun percorso pregresso dietro, siamo dal mio punto di vista alla fine di una storia e perlomeno vale la pena chiedersi come ci siamo arrivati fin qui, come siamo arrivati a trovarci, ad alzarci al mattino in una regione che ha 8 inceneritori, in una regione in cui non si fa riciclo, in cui non si fa attenzione a quelle che sono persino le poche indicazioni virtuose, che però virtuose sono e ci arrivano dall'Europa, in cui si consuma, in cui non si sostiene il lavoro, in cui continuano ad andare avanti poche corporazioni, ecco, almeno chiedersi come ci siamo trovati in mezzo a questa storia che in questo momento non sta per andare verso un buon fine. Allora, dicevamo, tutela dei beni comuni, voce al piccolo, quindi al piccolo, al cittadino, alla microimpresa, alla piccola impresa, nuove mentalità che possono rilanciare questo territorio lontano da una gestione che ormai è retrograda, perché se ci fate caso basta che guardiate qualunque PSC che viene approvato o adottato in questo periodo e in tutta la regione, sono PSC che potrebbero essere stati scritti 10 anni fa, vorrei dire 15 anni fa, sono sempre uguali questi PSC, si promette anche lì nessun consumo di suolo, poi si predica la città compatta, che è un'altra mistificazione, per edificare tutte le zone che sono rimaste fuori. Si continua a dire che si riqualifica, poi si rende di fatto una riqualificazione poco appetibile sia per il piccolo costruttore sia per il privato proprietario che magari vorrebbe ricollocare il proprio bene sul mercato e si continua a costruire, no? Quindi come se il mondo intorno non fosse mai cambiato, come se fossimo ancora alla fine degli anni 80, metà degli anni 90, come se di fatto si fosse veramente perso totalmente, che ci fosse questo scollamento, e c'è di fatto, che non si vuole riconoscere, tra quella che è la realtà delle cose, oppure se questo è troppo vago, tra come è cambiato il mercato negli ultimi 4-5 anni e quello che fa la classe politica e le soluzioni che propone. Da quello che sta facendo il governo a Roma, da come funziona la filiera sugli enti locali, comuni, regione, fino a Roma, no? Che è una filiera al momento totalmente omogenea, in cui non c'è nessuna opposizione, mi pare che ci sia un tacito patto per far sì che resti una chiusura in classi, no, di questa società. Non viene detto, però abbiamo detto che non si parla più di quella classe media che si stava estinguendo fino a 2-3 anni fa, non se ne parla più, sarà estinta evidentemente. Allora, quello che il Movimento 5 Stelle chiede, no, nel momento in cui deve prendere atto di una classe politica che non fa l'interesse del cittadino che vive la sua quotidianità normalmente, del residente in questa regione, è che se così deve essere, certamente noi ci batteremo a tutti i livelli istituzionali, ma in più chiediamo però mobilità, chiediamo mobilità tra queste classi, chiediamo accesso trasparente, chiediamo regole uguali per tutti, quindi chiediamo apertura delle istituzioni, apertura dei mercati e apertura a chi è rimasto fuori dalla rete, non ha fatto in tempo a entrarci quando evidentemente ancora c'era la possibilità di distribuire a tutti a pioggia agli amici degli amici, ma chi non è né parente di primo grado,
come era con suo fratello, né amico dell'amico, noi vogliamo portarlo in ragione, quindi noi vogliamo portare queste persone qua in ragione. Se non sei parente di Errani di primo grado, se non sei suo amico o amico di un suo amico, e già l'amico dell'amico secondo me ci sta facendo un pensiero, perché non c'hanno tanto, gli amici cominciano a essere, li tengono lontani. Noi ti portiamo in regione, vogliamo farti entrare in regione, vogliamo che tu collabori con noi, vogliamo riportare quelle che sono le nostre ragioni condivise, rappresentare sia la voce tua, sia la voce di quelle tematiche che in regione non sono rappresentate. Abbiamo detto il nostro territorio, ambiente, che vuol dire rispetto del paesaggio, ho fatto degli esempi, ma vuol dire anche salute, la sanità come servizio pubblico per tutti, i servizi pubblici per tutti come i trasporti, ad esempio, che consentano a qualunque territorio, anche fuori da un capoluogo, di essere decentemente collegato e consentire quindi di lavorare, di frequentare, di uscire, di investire, e certamente appunto fondi trasparenti per quanto riguarda quelle che sono le nostre imprese locali. Dopo aver ancora una volta invitato Bonaccini, oltre a dire che chi non parla con le cooperative allora vuol dire che non rispetta i lavoratori, ricordo che chi vive, no, perché ha detto c'è chi vive sul web, vorrei dire a Donini che c'è chi vive sul web e c'è chi vive alla Leopolda. Il problema è che quelli che vivono alla Leopolda quando escono fanno manganellare gli operai, gli tolgono l'articolo 18 e delle volte cercano di togliere addirittura il diritto allo sciopero, poi ognuno vive dove crede. Chiedo anche a Bonaccini, sarebbe bello fare un confronto per esempio tra la gente terremotata della Bassa Ferrarese, tra la gente terremotata della Bassa Modenese, tra questi cittadini, tra questi comitati, sarebbe bello fare un confronto, delle volte, non so, contattiamo Italia Nostra e diciamo di organizzarci un confronto. Quindi io ci sono, lo aspetto volentieri, spero che potremo incontrarci anche a questi confronti, oltre che nei salotti buoni del sistema Emilia Romagna.